proprio perché c'è l'innocenza in loro, non c'è il sentimento. E chi ha visto il film di stamattina, il titolo lo dice voi, il bambino al pigiama righe, ci sono dei bambini, due protagonisti, uno figlio di un gerarca nazista e un altro figlio di un ebreo che vive in un campo di concentramento. E si coglie subito questo aspetto dei bambini, perché loro fanno amicizia. E Bruno, il figlio del nazista, vuole giocare con lui, anche perché in questa casa dove vivono solo gerarchi nazisti, la sua famiglia, non ce ne sono di altri bambini. Allora lui lo va a cercare in questo scavato il muro, arriva fino alla recinzione, fino al filo spinato, e va a parlare con questo bambino. E gli avevano detto i genitori che quella era la fattoria degli ebrei, per cui lui immagina che questi ci giocano là dentro, cioè vivono felici, guarda questo numero di matricola scritto messo sul pigiama, cioè sulla divisa, sulla tuta degli internati, e pensa che è un numero che si riferisce a un gioco che fanno là dentro, non si aspetterebbe mai di quello che avviene. Anche se però piano piano comincia a sospettare, perché vede la sofferenza di questo bambino ebreo a vivere là dentro. E la sente, comincia a sentirla, comincia ad avere dei dubbi, comincia a sentire la discussione tra suo padre e la madre, la quale la mamma comincia a capire che là dentro si bruciano delle persone, questo fumo è fumo di persone, non di immondizia come dicono i gerarchi nazisti, ma persone che vengono bruciate nei forni. Comincia ad avere dei dubbi, e uno degli aspetti fondamentali di questo film, perché poi sono spunti che si riallacciano anche un po' a tutto il discorso, è quando il bambino sbircia attraverso una finestra e vede un filmato di propaganda nazista, cioè un cinegiornale che per fare propaganda e pubblicità fanno vedere una vita felice dentro questi lager, cioè queste famiglie di ebrei che lavorano, che producono, che si divertono, che fanno festa. E allora questo bambino, che aveva cominciato a pensare che il suo papà era cattivo, a un certo punto, dopo aver visto questa scena, lo va ad abbracciare convinto che questo bambino non sta soffrendo, questo amico suo dentro il lager non sta soffrendo, vivono felici, e quindi è un posto dove si può andare a giocare. E lui che cosa fa? Pensa, avvicinandosi al filo spinato, dice: ma questo terreno è morbido, si scavo, faccio un buco e vengo io dalla tua parte a giocare. E infatti così fa. E il bambino però gli porta anche la divisa per poter entrare in questo lager camp di concentramento e giocare con loro. Succede che così fanno, entra, e poi in quel momento scatta l'ordine di portare tutti nelle camere a gas. Nelle camere a gas ci fa finire anche il bambino figlio del gerarca nazista. Questa, diciamo, è la conclusione del film, dove uno di questi aspetti è proprio quello che i nazisti sono state vittime della propria follia, perché è un film che fa propaganda e convince il bambino che là dentro si sta bene, si può giocare, invece trova la morte. Ecco come la propaganda, dicevo, volevo dire a Cesare, come la propaganda a volte anche nella democrazia ha una grande influenza, cioè modifica l'opinione delle persone e a volte li illude della realtà delle cose. Quindi questo film che è stato passato stamattina, io ne parlavo prima con Angela e ho detto: perché è stato organizzato la mattina e il pomeriggio?
dice perché la società, insomma, ci vogliamo una partecipazione anche sociale, non solo scolaresca, della scuola, di questo evento del 27. E è un proposto che in futuro, se questa è la prima volta che facciamo questa iniziativa, sia fatto un po' in un modo diverso, in cui ci sia un input tematico dell'amministrazione o comunque dell'organizzazione alle scuole, e dove questa esperienza la viviamo insieme, sia le scuole sia noi, che possiamo valutare le impressioni che vengono dall'osservazione di un film come questo, che trova molti spunti, non solo quello che ho raccontato adesso, tipo quello di una famiglia nazista dove c'è un ufficiale, un generale che vive il fanatismo della teoria del genocidio degli ebrei, ma la moglie non lo sa, e quando lo scopre comincia a ribellarsi, e la figlia di questo gerarca segue il padre, fanatica pure lei, mentre il bambino vive come la mamma questa tragedia e sente la sensibilità della sofferenza di questa gente. Cioè, come in risposta ad esempio ad un amico, un cittadino che prima stava fuori, che ha detto: ma un tedesco non lo aveva invitato, come se, diciamo, tutti i tedeschi dovessero essere colpevoli di quanto è stato fatto a danno degli ebrei. Perché questo film fa vedere chiaramente come dentro la Germania ci fosse, dentro la stessa famiglia, ci fossero opinioni diverse, molto diverse, tanto è vero che loro stessi avevano bisogno della propaganda, della finzione, per fare politica, giustamente per fare politica. Cioè, quando non si hanno argomenti perché ci sia un consenso politico, e allora il leader, no? In questo caso Hitler, ha avuto bisogno di questa dottrina perché potesse raccogliere intorno a sé un consenso di una maggioranza contro una minoranza, politico, e anche di sottrarre risorse, territori, ricchezze a queste persone, minoranza, e finanziare la guerra. Questo fa capire, questo film, quanti spunti diversi. Ce n'è anche un altro, in cui il sottufficiale, raccontando un episodio del padre, che era un letterato, mentre a lui piaceva la storia, il papà se n'era andato rifugiato in Svizzera. Dice questo il generale: ma perché tuo padre se n'è andato in Svizzera? Tu l'hai raccontato alle autorità che tuo padre, perché potresti essere anche un traditore, no? E lui, per distogliersi da questo sospetto, che fa? C'è un ebreo servitore che fa cadere un bicchiere, e lui si scaraventa contro di lui, picchiandolo, dimostrando la sua fedeltà al nazismo. Ed è questo un altro aspetto di come, per amore della carriera militare, in questo caso, commette un crimine molto duro, cioè si scaglia con tutta la forza contro questo, per far capire, diciamo, tutti gli interessi di ogni tipo che possono ruotare intorno a questo fenomeno. Un fenomeno che, ridotto a minimi termini, può essere